commercio è sempre difficile avere un rapporto diretto con così tanti attori importanti in un mondo come quello dell'architettura, quindi averli tutti qui, tutti concentrati a Firenze, che poi bene o male è anche un centro dove l'architetto trova un suo naturale benessere, diventa un qualcosa per noi di grande opportunità, soprattutto con un'azienda come Mejus che sempre di più va verso il progettista, l'architetto e soluzioni abitative, residenziali e alberghiere, sempre che hanno bisogno di una mano evoluta. L'architetto e il progettista è colui che comunque fa la tendenza, è colui che nel mondo dell'arredamento e dell'arredobagno sta cercando di portare avanti e di evolvere il settore, quindi noi questa possibilità di scambiare idee, di avere informazioni da parte loro, di proporre noi tutto il nostro know-how su quello che è la progettazione e la produzione per un produttore storico nel mondo del bagno, della doccia, adesso anche del wellness, è sicuramente una soluzione che per noi è importante. Il progettista cerca soluzioni pratiche, soluzioni innovative, il progettista cerca una soluzione a un problema che si ritrova esclusivamente su ogni tipo di progetto, quindi sta a noi, non dico consigliarlo perché il progettista viene già con delle idee sufficientemente chiare, ma secondarlo e dargli tutti gli strumenti per poi andare a fare un lavoro che abbia le caratteristiche che il progettista immagina. Specialmente dopo il periodo del Covid, dove c'è stata una rivalutazione molto importante degli ambienti interni ed esterni, comunque nell'ambiente privato, e il focus è stato molto improntato sul mondo del wellness, quindi il poter avere degli spazi all'interno del bagno, per quanto riguarda il nostro caso, su degli ambienti wellness con varie soluzioni, varie situazioni che comunque diano quel momento particolare di relax quando uno torna da lavoro, comunque, o dopo una giornata comunque intensa lavorativa, potersi dedicare quei 10 minuti o quella mezz'ora completamente al rilassamento della mente e del corpo, ed è lì che noi riusciamo a entrare in gioco.